Ciao a tutti e bentornati in una nuova lezione del corso di riparazione di smartphone e tablet. Oggi volevo parlarvi dei ricambi. Allora, per esempio, mi scrive Alessandro: grande, ma i display compatibili vanno bene comunque. Capisco che non sono come quelli originali, ma hanno problemi. Ad esempio, dovrei provare a cambiare un display su un Oppo A74 e 4G. Allora, parliamo un attimino dei ricambi. Ci sono due tipologie di ricambi: ricambi originali e ricambi compatibili. Non parliamo di Apple. Apple è tutto un mondo diverso perché, come sappiamo, i ricambi originali Apple ce li ha solo la Apple, e solo da poco ha introdotto la possibilità a qualche centro, facendo un po' di esami, di diventare partner autorizzato, quindi per poter acquistare i ricambi da loro. Però non hanno un canale di distribuzione ufficiale per tutti. O almeno anche qui da pochissimo hanno introdotto un sito dove poterli comprare, però c'è tutta una procedura da fare, bisogna anche eventualmente noleggiare strumenti, bisogna mettere numeri di serie, non hanno una, diciamo, una ricambistica una distribuzione della ricambistica facile e semplice come possono avere gli altri telefonini Android. Invece, quindi, come vi dicevo, per quanto riguarda i telefoni Android, ci sono i ricambi originali e i ricambi compatibili. Ci sono dei marchi tipo Samsung, Huawei e Asus, dove la possibilità di recuperare questi ricambi originali è molto facile, altri dove invece i ricambi originali sono difficili da trovare o bisogna farli arrivare dalla Cina. Per esempio, tutti questi marchi tipo OnePlus, tipo Xiaomi, eccetera. E trovare il ricambio originale non è semplicissimo, però in linea di massima si riesce a trovare. Samsung, Huawei, Asus invece sono abbastanza, cioè si riescono a trovare abbastanza facilmente. Qual è la differenza tra il ricambio originale e il ricambio compatibile? E è fondamentalmente la qualità. O meglio, io vi spiego. Per quanto riguarda me come persona, diciamo come riparatore, io in linea di massima prediligo sempre i ricambi originali. Perché? Perché sono sicuro che quando il cliente esce da qui, il lavoro è fatto bene, il cliente non torna, funziona tutto e io sono avvantaggiato nel montaggio perché nel momento in cui lo monto non ho grandi difficoltà nel montarlo e sono sicuro che funziona tutto. I ricambi compatibili che mi è capitato di trattare, perché tratto anche quelli compatibili fondamentalmente con finalità di recupero dati. Quindi, ad esempio, arriva un cliente con un telefonino poco costoso, ha necessità di accedere ai dati. In quel caso lì viene proposta la sostituzione con un ricambio compatibile, quindi di bassa qualità per farlo risparmiare, e spesso e volentieri mi accorgo che la differenza è notevole. Notevole intanto dal punto di vista della facilità di montaggio, nel senso che a volte questi ricambi compatibili non combaciano perfettamente, sono un po' più piccoli, un po' più larghi, un po' più spessi, non, il, se ci sono dei cavi non si aggancia, devi fare più pressione, puoi rischiare di danneggiare la scheda madre. Se stiamo parlando di display, magari la colorazione può essere differente. Può scaldare di più il telefono, può consumare più velocemente la batteria un display compatibile. Per non parlare delle batterie in sé per sé, di cui queste batterie compatibili spesso e volentieri, se sostituiamo il telefono, la batteria di un telefonino con una batteria compatibile, spesso e volentieri queste batterie compatibili non arrivano a fine giornata, magari durano un paio d'ore, oppure dopo 2 o 3 mesi il cliente ti può tornare dicendo: il telefono è come prima, nel senso che la batteria mi dura 10 minuti. Per non parlare magari di fotocamere dove la qualità è diversa, magari dopo una piccola caduta si rompe e quindi sono più soggetti a rottura. E quindi in linea di massima io prediligo sempre il ricambio originale. Per quanto riguarda i ricambi compatibili, in realtà c'è un punto interrogativo, perché tu quando vai a montare questo ricambio compatibile non sai se è un ricambio perfetto, perché puoi anche trovare il ricambio perfetto compatibile, no? Che non ti dà nessun tipo di problema, ma quelli sono rari.
La maggior parte dei ricambi compatibili, almeno quelli con cui ho avuto a che fare io, spesso e volentieri per un motivo o per un altro mi hanno dato problemi o di montaggio oppure proprio di funzionalità. Per quanto riguarda il montaggio, anche lì, se dobbiamo comprare un ricambio compatibile, spesso e volentieri ci sono dei fornitori che magari ti dicono: non puoi restituirlo una volta montato, non puoi restituirlo se hai tolto le pellicole. Quindi la garanzia che viene data a noi riparatori è nulla, no? Perché se io lo devo provare, magari ho bisogno di togliere qualcosa, allora non mi danno più la garanzia. Ti dicono non incollarlo, quindi devi prima provarlo. Quindi cosa succede? Devi iniziare a mettere il display, vedi se funziona, poi lo devi ritogliere, riprovare, reincollare. C'è tutto un lavoro supplementare in più che sui compatibili va fatto, okay? E che quindi in linea di massima dovresti anche far pagare al cliente, no? Perché io faccio un lavoro in più, mi ho più lavoro da fare, quindi ti devo far pagare di più il mio tempo. È vero, è sempre un importo minore rispetto a quello del ricambio originale, però bisogna sempre tenerne conto. Per non parlare del fatto dove magari io col ricambio compatibile prendo, lo monto, faccio tutto un lavorone, magari ci metto un'ora per montarlo e poi non funziona. È capitato anche questo, è capitato dove io magari per un motivo o per un altro ho montato il ricambio e non si vedeva male, è arrivato danneggiato, magari il touch non funzionava, al che sono tutte cose che bisogna tener conto, io devo rimandare indietro il ricambio compatibile, devo spendere soldi per mandarlo indietro perché spesso e volentieri la restituzione del prodotto e le spese di restituzione del prodotto sono a carico mio. E quindi è tutto un lavoro in più che io onestamente ho fatto all'inizio quando ero partito con le riparazioni, cercavo di capire un pochino bene come muovermi, ma ora non lo faccio più, o meglio lo faccio solo con finalità di recupero dati, quindi io specifico espressamente al cliente: guarda che io ti metto un ricambio compatibile, quindi lo avviso e ti monto un ricambio compatibile, non hai garanzia sul ricambio perché la riparazione è finalizzata a farti recuperare i dati. Quindi se poi funziona tutto perfettamente, tanto di guadagnato. Se dopo una settimana c'è qualche problema sul ricambio che ti ho messo, non hai garanzia. Infatti una sorta di esonero della responsabilità. Ok, torniamo appunto ai ricambi compatibili. I ricambi compatibili, dove trovarli e perché? Allora, parliamo dei fornitori. Allora, il discorso dei fornitori: ogni centro di riparazione non ti dirà mai il proprio dove si rifornisce il proprio fornitore, perché magari è riuscito a trovarlo dopo tanti anni, tante prove con altri fornitori, e quindi è sempre un argomento segreto. Oggi invece io voglio rivelarvi e dove poter acquistare ricambi in tutta sicurezza, ricambi originali in tutta sicurezza, o comunque dove acquistare in generale i ricambi, perché i ricambi, in linea di massima, se voi siete dei privati e volete e non fate questo di lavoro, potete acquistare tranquillamente ricambi o su Amazon o su eBay, che sono i due canali principali dove ci sono un sacco di fornitori. Però il discorso è che anche qui, allora, su Amazon probabilmente la restituzione del ricambio è un pochino più facile rispetto ad eBay, sono sempre ricambi di dubbia qualità nella maggior parte dei casi, e su eBay spesso e volentieri, invece, nel caso in cui il ricambio non dovesse funzionare, le spese di spedizione sono, come vi dicevo, a carico vostro. E su eBay spesso e volentieri ci sono le note, guarda che se lo monti e togli la pellicola non hai più la garanzia, e se lo incolli non hai più la garanzia, quindi ti danno già in partenza questi paletti, oppure ti posso dire: ah no, l'hai montato tu, ti posso dire: ma il montaggio è consigliato a un centro specializzato. Quindi iniziano a farti tutte delle storie dove, nel caso in cui
in cui non funzionasse qualcosa, poi glielo devi mandare, devono provarlo e forse, se sei fortunato, ti rimborsano. Quindi, vabbè, a parte questi due canali e gli altri fornitori, andiamo a vedere quali sono, almeno dal mio punto di vista, i fornitori con cui ho avuto a che fare e con cui mi sono trovato bene. Voglio intanto dirvi, questi nomi che vi sto facendo sono soltanto alcuni dei pochi con cui ho avuto a che fare. Ci sono tantissime altre ditte dove io non ho avuto il piacere con cui io non ho avuto il piacere di lavorare, che sicuramente lavorano bene. E io vi parlo solo della mia esperienza, ok? Quindi mi scuso con tutte le altre ditte e serie che vendono ricambi che però purtroppo non conosco. Non voglio parlarvi negativamente di ditte con cui ho avuto a che fare, perché in questo caso qui questa lezione è finalizzata, diciamo, alle ditte con cui sono sicuro che c'è un ottimo rapporto. Okay? Quindi non ci sono problemi in linea di massima con i ricambi, quindi viene data una sorta di garanzia sul ricambio, viene data una garanzia anche un'assistenza successiva all'acquisto del ricambio in sé per sé. Spostiamoci al computer. Allora, il primo sito di cui vi voglio parlare è indubbiamente Sifar. Sifar è un distributore che però si rivolge solo ad aziende. Tratta fondamentalmente sia ricambi originali sia ricambi compatibili di ottima qualità, e l'unico, tra virgolette, gli unici problemucci, tra virgolette, che può avere Sifar è uno che si rivolge appunto solo a professionisti del settore, quindi se siete dei privati non potete acquistare da Sifar, e due, il problema di Sifar è che per acquistare devi avere un carrello da minimo 80 euro, ok? Quindi non puoi acquistare semplicemente una batteria o un display, ma devi avere un minimo di ricambi da acquistare. Però se voi lo fate come lavoro e acquistate sempre da loro, a raggiungere gli 80 euro è abbastanza facile. Metti già un display, una batteria, due display, hai già fatto tutto. Per il resto, per quanto riguarda proprio l'affidabilità, io mi trovo benissimo. Non vi allora Non voglio logarmi perché non voglio farvi vedere i prezzi, perché ovviamente sono riservati agli iscritti. Vi faccio solo vedere i marchi che trattano. Vedete, praticamente c'è tutto. Viene diviso prima in marchi e poi in modelli. C'è un pochino di tutto. E poi se andiamo per esempio a prendere un modello qualunque, vedete, c'è la possibilità di ordinare anche la strumentazione, ma poi arriveremo al ricambio in sé per sé, e c'è di tutto. Ok, vedete, qua c'è scritto prodotto originale, ci sono anche connettori, ci sono le back cover, batterie. Per quanto riguarda l'originalità del ricambio, non c'è nulla da. Cioè, non ci sono dubbi, nel senso che su eBay, per esempio, o su Amazon possono vendervi un ricambio spacciandovelo per originale, ma in realtà è un ricambio contraffatto e mi è già capitato. Ok, guardate, voglio farvi vedere una cosa. Per esempio, su Huawei, andiamo a vedere Huawei, andiamo a prendere, non so, il P30, vediamo. Ok, guardate una cosa particolare. Allora, qua c'è la scocca. Ok, guardate il ricambio. Qua c'è scritto compatibile, qua c'è scritto originale. Guardate, i ricambi originali Huawei spesso e volentieri comprendono anche la batteria. Quindi, se voi trovate su eBay o su Amazon ricambio originale Huawei, ma non c'è la batteria, vuol dire che non è un ricambio originale. Ok, quindi spesso e volentieri su eBay o Amazon possiamo imbatterci in questo tipo di inserzioni. Allora, quindi abbiamo parlato di Sifar. Subito dopo parliamo di Apple. Non vi ho detto, Sifar spedisce da Milano, comunque dalla Lombardia. E nel giro di 24 ore, 48 ore al massimo, vi arrivano i ricambi. E
E si appoggia sia a Corriere Bartolini che GLS, mi sembra, anche TNT. Invece andiamo su Apple, come vi dicevo, anche Apple è un sito affidabilissimo. E si rivolge Apple sia ai privati che diciamo, a chi lo fa di lavoro. Ovviamente la differenza è che ci sono degli stili dedicati, nel senso che se voi lo fate, siete dei negozianti, avrete una scontistica particolare sul ricambio. Anche loro vendono un po' di tutto, nel senso che hanno, a parte i ricambi, vendono anche diciamo, accessori, ma la cosa che ci interessa a noi per quanto riguarda i ricambi. Ok, vedete, abbiamo telefonia. Ah, ecco, Apple per esempio vende anche dei telefonini rigenerati. Ok, noi andiamo a vedere i ricambi, che è la cosa che ci interessa di più. Allora, anche loro dividono il sito in marchi, e poi sotto al marchio c'è il modello. Ok. Non vi faccio vedere neanche qui i prezzi perché io sono registrato come rivenditore, quindi non faccio login, non vi faccio vedere il prezzo riservato ai rivenditori. Normalmente anche loro ti dicono se hanno un ricambio compatibile o un ricambio originale, e spesso e volentieri le partenze avvengono in giornata, quindi con consegna il giorno stesso, massimo dopo 48 ore. Una cosa bella di Apple è che spesso e volentieri hanno il reso gratuito, o almeno ce l'hanno attualmente, non so se lo continueranno. E quindi hanno un reso facile, diciamo, c'è questa politica del reso facile. Se per qualunque motivo il ricambio che hai acquistato non va bene, hai questo tipo di supporto. Hai anche un supporto telefonico, dovesse succedere qualcosa. Insomma, anche Apple è un sito con cui un distributore con cui mi trovo abbastanza bene. Qui abbiamo ricambi telefonia. I ricambi telefonia invece ha il menu in alto, anche qui come al solito diviso per marchi, di cui i principali sono in alto, e viene fatto tutto tramite il menu in alto. Vedete, già dal menu in alto posso selezionare quello che mi serve. Ok, ho già un filtro, e poi da qui vedete posso decidere di vedere soltanto il prezzo di un display e della fotocamera, oppure posso fare vedi tutti. Ha un menu in alto, diciamo, che fa da filtro, ti dà la disponibilità, l'acquisto. Guardate, ecco questo qua, per esempio, originale service pack senza frame. E bisogna fare attenzione, nel senso che adesso io non mi ricordo su questo modello, sull'S7, se il ricambio originale effettivamente è così o se è col frame. Però bisogna sempre, anche qui, ci sono alcuni rivenditori che cosa fanno? Prendono il ricambio originale e poi li separano. Quindi, che ne so, facendo l'esempio di Samsung, quindi prendono il ricambio originale, lo scollano, quindi prendono solo il display da una parte e poi il frame dall'altro, oppure comprano un ricambio originale Huawei dove c'è anche la batteria, e quindi poi vendono ricambio originale senza batteria e poi vendono la batteria a parte. E sono politiche, io non sono tanto d'accordo, però è anche un'altra modalità di vendita. Ok, quindi abbiamo ricambi telefonia, anche loro hanno la parte relativa agli accessori. Ok, e nulla, componenti digitali. Anche componenti digitali ho acquistato un paio di volte, mi sono trovato molto bene. E mi piacciono soprattutto per quello che riguarda la strumentazione, ok? Ma anche ovviamente i ricambi. Allora, proviamo a vedere sempre ricambi per Huawei, per esempio. Loro dividono così per tipologia. Vedete, display, flat, e poi qui si va a cercare oppure tramite il menu cerca. Uldan da Palermo vende anche su eBay, e lo utilizzo spesso e volentieri per l'acquisto di
ricambi, diciamo, di marchi un po' particolari, tipo Mediacom, ok? Mediacom o alcune tipologie di batterie sono molto affidabili e spediscono anche loro velocemente e soprattutto ti danno la garanzia sul prodotto e l'assistenza post vendita. Vedete, c'è un po' di tutto, accessori, eccetera, ma guardiamo sempre quello che riguarda noi, che sono i ricambi. Vedete qui ti dà la possibilità di acquistare ricambi, te lo dice, ricambi originali, ma anche loro vendono ricambi compatibili. Elab, anche loro mi sembra che sono di Palermo, andiamo a vedere un attimino, sì, anche loro sono di Palermo e li conosco relativamente da poco. E mi sono per quello che ho comprato, mi sono trovato bene. Vendono anche ricambi per Mac, attrezzature, ricambi per console. Nulla da dire, nel senso che tutto quello che ho acquistato è sempre andato bene, perfettamente, mai avuto un problema. Mi sembra che anche loro vendono su eBay. Vedete, hanno anche un menu laterale come diciamo per l'accessibilità degli smartphone. Andiamo avanti. L-Hop, anche loro mi sembra di Palermo, vediamo un pochino, dovrebbero essere sì, 091 Palermo. Allora, anche loro se non sbaglio vendono su eBay. Se voi a volte potete iniziare a conoscere i fornitori tramite eBay e dopo andare direttamente da loro in modo tale da bypassare eBay. Bypassare eBay è vero che non avrete più la garanzia di eBay, però se dopo iniziate a conoscere il fornitore avrete la garanzia direttamente dal fornitore. Se sono fornitori affidabili non avete bisogno della garanzia eBay e in ogni caso se proprio volete potete pagare con PayPal nella maggior parte delle volte e quindi poi avreste la garanzia PayPal. In questo modo pa passando direttamente dal rivenditore avrete una scontistica maggiore e quindi anche un prezzo migliore. Allora, su L-Hop ci sono anche ricambi non solo per cellulari, ma anche magari per computer. Per esempio, vendono i notebook dei scusate, vendono i display per i notebook. Ma guardiamo a noi, per esempio, guardiamo il solito Huawei e andiamo per esempio sull'Honor 9X, vedete, ti dà il display, in questo caso qui non ti dice se è originale, bisogna sempre andare a leggere le specifiche, ok, marca compatibile, ok. Poi andiamo su Digital Bay, anche loro vendono su eBay. Vendono un po' di tutto, nel senso che vedete anche grandi elettrodomestici, ma quello che serve a noi, vedete la parte relativa alla ricambistica degli smartphone. Andiamo a vedere schermi e touch. Vedete, viene diviso in generale anche qui tramite marchi, una cosa di Digital Bay. Vendono anche accessori e c'è anche un angolo delle occasioni, okay, dove è possibile acquistare materiale elettronico in generale. Per quanto riguarda i distributori italiani, li ho finiti, nel senso che non ne ho altri, cioè che non ne conosco altri, o meglio, non ho avuto il piacere di acquistare da altri. Ci sono quelli stranieri. Andiamo su Phone Parts, che è a Malta. Nella maggior parte dei casi, anche qui il ricambio arriva, nonostante non siano in Italia, ma il ricambio arriva in 24-48 ore. E hanno anche qui un'ottima assistenza post vendita.
E cosa dire? C'è un po' di tutto, come al solito, Samsung, Apple. Io quello che vi consiglio è, in linea di massima, questi sono tutti fornitori affidabili. Registratevi un po' a tutti, andate a vedere come vi trovate in generale con le spedizioni, col sistema in sé per sé di vendita, con i prezzi, e poi selezionate quelli con cui vi piace di più lavorare. Oppure potete selezionarli proprio in base al prezzo, magari c'è quello che vende un display a qualche euro un pochino più basso, e quindi magari potete acquistare da lui quel tipo di ricambio. Anche se in linea di massima, se acquistate sempre tutto dallo stesso distributore, risparmiate poi sui prezzi di spedizione. Oppure, se fate dei volumi alti, a fine anno poi possono farvi degli sconti particolari o applicarvi un listino diverso. Ok, quindi Phone Parts Phone Parts è bello anche per quanto riguarda la ricambistica. Ok, ci sono un sacco di, diciamo, di accessori di ricambi utili. La camera termica, per esempio, l'ho comprata qui, la camera termica, microscopi, c'è lenti del microscopio, c'è tappetini, c'è un po' di tutto. Ok, dopo Phone Parts abbiamo 5GM. Loro mi sembra che sono sempre a Malta. Ok, anche loro spediscono in 24-48 ore. Vi faccio vedere un attimino nuovi prodotti. Vedete, diviso così come al solito per marchi. Dopo il marchio c'è la serie. Andiamo, per esempio, a prendere serie P Smart. Ok, e poi ovviamente per vedere i prezzi anche qui devi registrarti. E l'ultimo, sempre straniero, è MPS Mobile, che invece è tedesco, Germania. Ma anche loro spediscono nel giro di 24 ore, 48 ore, e potete avere il ricambio. Spedizione gratuita in Germania per oltre 100 euro, ma non ci interessa perché noi siamo in Italia. Ma andiamo a vedere un attimino il sito Huawei. Ok. Andiamo a selezionare un prodotto, vi dà le specifiche. Anche qui ricambi originali per la maggior parte. Ok, con i fornitori ho finito, nel senso che vi ho presentato quelli che conosco io, quelli con cui ho avuto il piacere di lavorare, con i quali acquisto spesso e volentieri. Non sono tutti, mi scuso nuovamente con tutti gli altri distributori. Gli altri venditori sicuramente affidabili. Anzi, vi chiedo, se conoscete qualche altro fornitore che non ho presentato, scrivetemelo pure nei commenti. Scrivetemi: io ho comprato da questo fornitore, mi sono trovato bene. Non scrivetemi: non comprate da questo fornitore perché non parlate male di altri fornitori, perché il senso di questa lezione non è appunto dove non comprare, ma condividere la nostra esperienza con distributori, con venditori affidabili, sia per quanto riguarda la tipologia di ricambio, quindi dove, se andiamo a comprare dei ricambi originali, siamo sicuri che sono originali. Dove sappiamo che i prezzi in linea di massima sono in linea col mercato, o se riusciamo a trovare qualcosa anche di un prezzo un pochino più basso, e soprattutto che ci possono dare un'assistenza post vendita. Anche qui le spedizioni si arrivano in fretta. Ovvio che se io compro dal mio distributore, che è a Milano, io sono a Torino, so già in partenza che mi arriverà il giorno dopo il pack con i miei ricambi. Se compro dal mio distributore di Palermo, è molto probabile che il pacco arriverà in 2 giorni, no? Per questo qua, ma non per colpa del distributore, ma proprio per la logistica in generale. Quindi voi che siete magari in Calabria, in Sicilia, magari se avete urgenza, è preferibile prediligere un distributore, non so, di Palermo,
o delle, diciamo, della Calabria, della Puglia, di quello che è, perché sapete che i ricambi in linea di massima vi arrivano in 24 ore e non prenderlo da Milano. Però in linea di massima questa qua fa parte proprio della logistica. Ok, quindi niente, tornando a prima, vi stavo chiedendo per favore se avete dei fornitori con cui avete lavorato e vi siete trovati bene, scrivetemelo sotto nei commenti. Non scrivetemi fo di fornitori con cui vi siete trovati male. Grazie mille, anche questa lezione è finita e a presto, ci vediamo con una nuova lezione. Ciao!